Registrazione di Stella Rock volume 120, ecco il bianco che registriamo ora e potete sentire i commenti del sottoscritto che sono dedicati ai pezzi che poi verranno montati per la trasmissione su Radio Stella. Allora andiamo a registrare. È oggi il turno di ascoltare un pezzo che viene cantato da una cantante straordinaria, dal passato davvero glorioso nell'ambito del soul più, diciamo, più nobile. La sua carriera perde presenza e pertinenza negli anni 70 e negli anni 80, viene poi riscoperta e comincia a pubblicare alcuni dischi davvero splendidi. Ha una dotazione vocale molto importante, poi un'etichetta come la Verve, che ha pubblicato negli anni il meglio del jazz americano, raccoglie la sfida e le propone di cantare le canzoni di Bob Dylan. Lei lo fa in compagnia di un produttore batterista pazzesco come Steve Jordan, che è uno dei, diciamo, degli architetti del suono di batteria più interessanti di tutti questi anni, e pianta stabile ritmica del gruppo che accompagna niente poco di meno che Keith Richards, che anche nel pezzo che vi faccio sentire tratto da questo disco appare come guest di lusso. Nel bel disco della Lavette c'è una rilettura delle grandi canzoni di Bob Dylan, una rilettura personale che ci informa di quanto e quante belle cose Bob ha registrato. Sono canzoni che possono venire riproposte in quasi tutti i modi, nel senso che qui ne viene fatta una rilettura soul, quasi vicina al gospel, allo spiritual, e rimangono in piedi perché hanno una parte artigianale di scrittura davvero straordinaria. La canzone si chiama Political World, lei è Betty Lavette, io sono Antonio Rigo Righetti su Stella Rock, solo su Radio Stella. Il pezzo che vi faccio ascoltare oggi è del 2018 ed è di quel gran fighetto di Jack White, che può essere anche un pelo antipatico, ma è decisamente abile e molto bravo. Qui lo troviamo con un disco coraggioso dopo due prove solistiche molto solide. Per me la quadra, diciamo, di tutto il suo discorso solista dopo i White Stripe la trova in questo momento. Riesce a infilare in un contesto molto ritmico dove sembra andare a toccare con questo disco delle cose vicine alla musica black e hip hop, anche dei pezzoni anni 70, infilando degli elementi di modernità. I suoni sono davvero splendidi. Lui poi, in ottemperanza alla sua aura da musicista che registra in studi economici quasi lo-fi, vuole farci credere che si ottengano questi risultati registrando come faceva con i White Stripes, con una attrezzatura molto artigianale. Non è così, perché in realtà lui registra le demo dei pezzi, poi li va a lavorare negli studi più belli di tutta l'America, e credo che si possa sentire. Il pezzo in questione che vi faccio sentire oggi si chiama Connected by Love, lui è Jack White, io sono Antonio Rigo Righetti, solo su Radio Stella. Il pezzo di oggi è tratto da un disco che si chiama Abbey Road, è un disco leggendario di un gruppo leggendario che nell'essere un disco perfetto ha contribuito a solidificare la leggenda di quello che già in quel momento lì era il più grande gruppo del mondo musicale. Qui c'è molta ispirazione, c'è tanto tiro, suoni meravigliosi che si inseguono e creano un substrato che non sarà mai più possibile ricreare in quel modo. Si potrà imitare o perlomeno tentare di imitare, ma assolutamente non si può ricreare, nemmeno con tutti gli studi e i soldi del mondo. Questa è ispirazione musicale vera. Il pezzo nasce per descrivere quel controverso rapporto fan-artista, in particolare quello delle cosiddette Apple Shrubs, che erano le fans più agguerrite che stazionavano fuori dagli studi della Apple Corporation in attesa dei loro beniamini e che stavano pure fuori dalle case dei Beatles fino a che una, in particolare, una certa Diane Ashley, annoiata dall'attesa, nota una finestra lasciata socchiusa un pochino in alto e con l'aiuto di una scala si introduce in casa di Paul McCartney. Poi va ad aprire alle sue compagne che sottraggono un po' di fotografie, un po' di vestiti.
L'anno è il 1969 e She Came In Through The Bathroom Window. Questi sono i Beatles. Io sono Antonio Rigo Righetti. Questa è Stella Rock solo su Radio Stella. L'anno è il 1977. Il mio cuore batteva forte per la grande musica americana che in quegli anni trovava una grande popolarità, ricca, influente e davvero determinante per quel periodo. Uno di quelli che seguivo con grande attenzione era il grande John Cougar Mellencamp, qua già trasformatosi in John Mellencamp, con un disco che si chiama The Lonesome Jubilee, nel quale era contenuto questo pezzo. Il disco stabilì un nuovo standard di scrittura e lo fece soprattutto anche grazie ai suoni influenzati dal folk e dalla musica roots più pura, con armonie splendide, suonato davvero molto bene, un grande batterista al lavoro, che poi in questo momento suona con John Fogerty, e si chiama Kenny Arnoff, e vi consiglio di ascoltarlo, sentire che tipo di tiro metta dentro questi pezzi. Ho avuto la fortuna di vedere a Losanna John Mellencamp dal vivo in questo tour, che era il tour di Lonesome Jubilee, e fu uno dei concerti più belli ai quali io abbia assistito fino ad ora. A fine concerto il grande Kenny Aronoff mi ha omaggiato delle sue bacchette che ho ancora come memorabilia. Roba buona, amici. Lui è John Mellencamp, il pezzo si chiama Check It Out. Io sono Antonio Rigo Righetti, questa è Stella Rock solo su Radio Stella. Che succede quando un grandissimo cantautore affronta il ricordo di una persona che non c'è più e lo fa con il cuore aperto? Succede che la cosa si trasforma in poesia. Infatti lui è Jackson Brown ed è uno dei più sensibili ed originali cantautori che la California degli anni 60 e 70 ci abbia donato. Ha visto le sue canzoni reinterpretate da un sacco di musicisti straordinari, addirittura l'icona dell'alternative rock, Nico dei Velvet Underground, era partita raccontando alcune delle storie di Jackson Brown. Lui qui nel 1986 registra un disco che si chiama Lives and the Balance e ci racconta il suo essere un autore americano che comincia a avvicinarsi alla metà della sua vita artistica e umana e fa un bilancio. E qui c'è il ricordo della prima moglie che lo colpisce appieno e colpisce anche noi. Il disco è suonato dal meglio del professionismo musicale americano. Si sente di grande eleganza. Buon ascolto, lui è Jackson Brown con un pezzo che si chiama In the Shape of a Heart. Io sono Antonio Rigo Righetti, questa è Stella Rock solo su Radio Stella. L'anno è il 1974. Tu sei una cantante scozzese che si chiama Lulu, di media fortuna. Ma Bowie si innamora di una versione di un tuo pezzo e si mette in testa di produrre una versione di un suo pezzo col suo gruppo di lavoro cantato da te. Insomma, il pezzo esce nel 1974, si chiama The Man Who Sold the World, è uno dei pezzi più interessanti di David Bowie ed è davvero scritto con una grande intelligenza. Il gruppo di lavoro comprende anche il genio chitarristico di Mick Ronson e quello che ne esce è una versione coi fiocchi, davvero. Qui David Bowie suona il sax, produce e fa i cori. Cosa potresti chiedere di più? Lulu and David Bowie, The Man Who Sold the World. Io sono Antonio Rigo Righetti, questa è Stella Rock solo su Radio Stella. Lei è la sempiterna e davvero immarcescibile Cher, che si cimenta con un brano di colui che allora era un nuovo cantautore che si stava affacciando sulle scene della musica mondiale. Il nome del cantautore era Bob Dylan. La canzone è tipica degli anni 60, ma è scritta dal punto di vista testuale con l'intelligenza di Bob Dylan in una chiave psicologica assolutamente nuova. Sarà anche protagonista questa canzone e la versione di Cher di una specie di battaglia. Infatti lo stesso brano uscirà in America nella versione di Cher e nella versione incisa dai Byrds. Era il maggio del 1965. La sfida venne vinta poi da Cher a livello di charts, perlomeno in America. La versione di The Byrds era un pochino più psichedelica, più particolare. Quella di Cher la faccio sentire adesso ed è tipica davvero di un fare musica degli anni 60. E il pezzo si chiama All I Really Want To Do, lei è Cher.
Io sono Antonio Rigo Righetti, questa è Stella Rock solo su Radio Stella. Arriva anche il momento per il Jeff Beck Group, capitanato da quell'asso della chitarra elettrica che risponde al nome di Jeff Beck, di fare una cover del grande Bob Dylan. La fa nel quarto album del Jeff Beck Group, con la produzione di un chitarrista straordinario che siede dietro al banco del mixer, e infatti il disco viene registrato a Memphis negli States con Steve Cropper, già dei Bar Case di Otis Redding, è già produttore e scrittore di Sitting on the Dock of the Bay. Il disco è molto godibile, anche se ai tempi la mancanza di un vocalist e il confronto col vocalist precedente di Rod, che era Rod Stewart per il Jeff Beck Group, si farà sentire. Riascoltato adesso devo dire che fa la sua figura il Jeff Beck Group con un pezzo che si chiama Tonight I'll Be Staying Here With You. Io sono Antonio Rigo Righetti, questa è Stella Rock. Il gruppo, che è capitanato da David Byrne, si chiama Talking Heads. Loro fin dall'inizio, fin dai loro esordi nella scena del CBGB, per cui in epoca punk, new wave, si sono caratterizzati per una ricerca di sonorità, argomentazioni davvero particolari, molto legata ai trascorsi artistici dei vari componenti, sempre all'avanguardia. In questo caso loro fanno una specie di colonna sonora di un film molto particolare, davvero bello, che si chiama True Stories, e il disco nel 1986 porta dei pezzi come quello che vi faccio sentire, davvero interessante, si chiama Wild Wild Life. Loro sono The Talking Heads, io sono Antonio Rigo Righetti, questa è Stella Rock, solo su Radio Stella. Oggi sono andato a pescare nel mio grande archivio di vinili e di CD, un disco davvero interessante, di un duo di fratelli che si chiama The Brothers Johnson. Non siamo in ambito veramente rock, però la scelta è molto rock. Loro rifanno un pezzo dei Beatles che si chiama Come Together. Lo rifanno a modo loro. Il gruppo dei fratelli Johnson ha in qualche modo codificato il genere funk, e Louis Johnson, il fratello bassista, mentre l'altro suonava la chitarra, è uno dei più importanti bassisti della scena del sound americano. Lo avete sentito tutti, avete sentito i suoi giri di basso, davvero meravigliosi e molto importanti, perché i giri di basso di Louis Johnson li avete sentiti in dischi che si chiamano Off the Wall, Thriller e Dangerous. Probabilmente alcuni dei dischi che hanno venduto di più in termini di copie di tutta la storia della musica. I giri di basso di Louis Johnson sono davvero potenti, importanti. Lui è uno di quelli che ha preso lo stile slap, diciamo, del basso elettrico, e lo ha potenziato al massimo livello, avendo anche una forza di espressione live davvero straordinaria e spettacolare. Qui ascoltiamo appunto una bella versione di questo grande classico dei Beatles che si chiama Come Together. Loro sono The Brothers Johnson, io sono Antonio Rigo Righetti, questa è Stella Rock solo su Radio Stella.